Quanti rumori ci stanno? Ho paura. Dai, coraggio. Dai, non mi fare domande stupide. Dobbiamo andare in questo castello. Mi ha detto di seguire il lato opposto del sole. Nella tenebra. Dobbiamo tornare indietro. Perché? 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 Perché vuoi tanto sapere? Perché vuoi tanto sapere? Perché non hai potuto venire tu a parlare con la principessa? Perché lo vuoi tanto sapere? Spiegami, cosa c'è di brutto? Cosa c'è che lo fa? Spiegami cosa c'è che ti turba? È una cosa che voleva dire solo a me. Mi ha detto di essere che sono in pericolo, però non mi ha voluto dire di cosa. Tu per caso sai qualcosa? Sai qualcosa per caso? Dimmelo se sai qualcosa. Io devo sapere. Lei mi ha detto che sono in pericolo. Sono in pericolo per la mia vita, per la mia anima, tutto quanto. Non riesco a capire cosa stia dicendo. Tu me lo devi dire. Perché non me lo vuoi dire? Tu sai qualcosa. Andiamo avanti, su. Godi che stiamo meditando. Andiamo. Dobbiamo godere. Dobbiamo godere se mi ritardo. Non voglio arrivare là col buio pesto. Coraggio. Dio, senti che rumori ci stanno. Ho una paura tremenda. Non ho trovato te. Che mi aiuti e mi dai supporto. Maledizione! Sta arrivando al castello! Non dobbiamo permettergli. Quell'incompetente intraprendente sta facendo il suo sbaglio. Che cacchio devo fare adesso? Fammi vedere qua. Siamo già quasi alla fine dei suoi ricordi. Deve sbrigarsi a fargli esprimere quei desideri. Lui si ricorda ancora di me. E questo non deve accadere. Maledizione. Adesso manderò fuoco e fiamme, così almeno li fermeremo per un po'. E dovrà esprimere altri desideri, e così perderà la memoria. Non mi interessa se anche l'intraprendente muore. Lui deve esprimere i desideri, e devi esprimerli subito. Deve dimenticarsi di tutta questa storia, se non se lo dimenticherà. Il nostro regno non potrà continuare e il regno di Fiosilandia potrà di nuovo essere come una volta, ma questo non dovrà accadere. Il regno di Fiosilandia non sopravviverà a lungo, sopravviverà il mio regno, il regno delle tenebre, il regno in cui sarò io la padrona. Su di loro per impedire il passaggio. Fuoco e fiamme, fuoco e fiamme, fuoco e fiamme, fuoco e fiamme. Così sarà costretto ad esprimere il desiderio, perché quello lì è l'unico passaggio. Andiamo via. Oh mio Dio. Ha acceso il fuoco dappertutto. Dobbiamo andarcene da qua. C'è fumo dappertutto. Dobbiamo andare via da qua. Non si riesce a passare. Hanno bloccato il passaggio. Andiamo via. Andiamo via. Hanno bloccato il passaggio. Non vedi che non si passa di lì? Qui sotto. Oh mio Dio, c'è un freddo cane.
posto è questo? Ma che posto è? Proprio qua mi devi portare. No, forse ci siamo. Vedo teschi ovunque. Forse siamo giusti. Forse siamo quasi arrivati. Al castello maledetto. Ma come possiamo arrivarci? C'è fuoco dappertutto. Dammi una mano. Sono stanca. Sono senza forze. Sebbene abbia mangiato e bevuto, sono senza forze. Spiegami il perché. No, non esprimerò desideri alcuni. Non esprimerò. Però continua a piovere di rotto. E io devo andare a quel castello, devo mettere pure, porre fine a questa battaglia. Perché? Perché ti ostini tanto? Perché insisti tanto? Perché io esaudisco i miei desideri? Perché? Voglio capirlo. Perché vuoi che esprimi così tanto i desideri miei? Io non ti capisco, Io non ti capisco. Non so cosa stai dicendo. Però a me non mi piace questa storia. Tu stai... mi stai convincendo. Non posso. Non posso esprimere ancora desideri. Perché? C'è un motivo, dimmelo. Ormai siamo quasi arrivati. Tu sei d'accordo con la strega? Tu sei stato vicino a me fino adesso e sei d'accordo con lei? Non so di quali cose stai parlando, però io so che c'è qualcosa che non va, che tu non mi dici. Dimmi cosa devo fare, ti prego. Dimmelo. Aiutami! Devo per forza il desiderio, dici? Va bene. Esprimerò il desiderio. Io desidero che inizi a piovere. Questo, ho preso questa vestaglia, tanto per coprirci un po'. Dai, dobbiamo proseguire, forza. Mamma mia, come piove, sta piovendo di rotto. Mamma mia, ma perché vuoi, perché così insisti tanto che io abbia espresso questo desiderio. Adesso come facciamo ad andare là? Sta piovendo di rotto. Non ce la posso fare, hai capito? Non ce la posso fare. Io non so cosa dire. Piove tanto. Perché ti ostini? Perché insisti sempre con questi desideri? Dai, vieni avanti, corri, corri. Andiamo. Io devo desiderare ancora che smetta di piovere. Ma perché? No, io non voglio più. Basta. Io vado avanti con la pioggia, non mi dispiace. No, tu stai insistendo. La principessa me l'aveva detto. Me l'aveva detto che c'era qualcosa che non andava. E tu ci sei dentro di mezzo. Tu conosci la strega. La conosci, vero? Mi ha detto lei di venire qua da me. Sei stato con me per tutto il viaggio. E adesso... e adesso continui. Perché fai così? Io non capisco.
Continui a insinuarti, continui ad insistere, continui ad insistere. Basta. No, io non esprimo niente. Pioverà per sempre. Troverò lo stesso il castello, non ti preoccupare, anche con la pioggia non mi interessa niente. Mamma mia, la pioggia si fa sempre più fissa. Si fa sempre più esistente. Non vuoi fare qualcosa? Ma perché devo farlo io? Perché? Cosa c'è sotto? Perché? Perché devo farlo io? Ti prego. Non c'è un altro modo. Va bene, esprimerò il desiderio. Non respira. Io desidero.